Non ti alzare, sei ancora troppo debole. Dove sono? A casa mia. Anzi, da adesso le domande le faccio io. Tu chi sei? Non posso dirtelo. Chissà perché me l'aspettavo una risposta del genere. Comunque sei stato fortunato, la pallottola è entrata e uscita, non ha colpito nulla di importante. Perché lo hai fatto? Fatto cosa? Medicarmi. Non sono abituata a vedere gente che muore dissanguata sul mio prato. Grazie. Aspetta a ringraziarmi. Passi per il nome, ma tu mi devi spiegare che cosa sta succedendo qui. Delle persone mi stavano inseguendo. Persone molto pericolose. Anzi, è meglio che io tolga il disturbo. Non penso tu possa andare in giro con quella ferita. Hai perso molto sangue e potrebbero riaprirsi i punti. Ti ho ricucito alla meno peggio con quello che avevo in casa. Sono un tipo abbastanza resistente. Ah, questo non lo metto in dubbio. Ma quando ti ho trovato eri svenuto e poi hai dormito per 12 ore. Se non è segno di debolezza questo, dimmi cos'è. Cioè, tu mi stai dicendo che oggi è domani, cioè che è passato un giorno da quando sono qui? Sì. Potrebbero essere qui da un momento all'altro. Non so di chi tu stia parlando, ma me lo racconterai più tardi, adesso riposa. Ma... Niente ma, se qualcuno ti sta inseguendo ti prenderebbe molto più facilmente per come sei conciato adesso. Lui si chiama Tossico e ho capito perché. Tu perché, Faina? È da quando sono tornato dalla Manciuria. Cosa accadde là? Veramente lo vuoi sapere? Siamo qui. Ero inseguito dalle truppe dell'esercito cinese. Così decisi di andare in una zona desertica innevata, perché lì non mi avrebbero cercato. Solo che dopo un po' rimasi senza cibo e acqua. Beh, per l'acqua non era un problema perché bevevo dai laghi. Solo che le riserve di cibo cominciavano a scarseggiare. E quindi? Cosa hai fatto? Beh, là c'era la tana di una famiglia di faine. Le scuoiai con le mie mani nude e me le mangiai. Durarono fino a quando non riuscii ad andarne. Come va? Meglio. Domani mattina tolgo il disturbo. Vabbè, io vorrei riprendere il discorso che stavamo facendo prima. Chi è che ti sta inseguendo? Meno sai e meglio per te. Senti, adesso basta con queste frasi da cospirazione. Avrei potuto tranquillamente denunciarti alla polizia o lasciarti morire dissanguato. Niente niente avrei potuto controllare cosa c'è nel tuo zaino, dato che esce la canna di un fucile. Quindi, penso che come minimo tu mi debba una spiegazione. Va bene, però facciamo una cosa. Raccontami prima tu un po' di te, così intanto riordino le idee, va bene? Mi sembra un buon compromesso. Sei una dottoressa? No, cioè, sì, quasi, sono venuta qui per scrivere la tesi, lontano dalle distrazioni della città. È quello che avrei fatto anch'io, se non fossi finito in questo casino. Perché? Come è cominciato? Ho ucciso un uomo. Possibile che non riusciamo a trovarlo? Ma un uomo così ferito non può volteggiarsi nel nulla. Deve essere stato aiutato da qualcuno, no? C'è una casa da queste parti. Potrebbe essersi rifugiato lì. Quanto dista? Un paio di chilometri. Andiamo. Perché ha ucciso un uomo? Era un rapinatore professionista. Rubava per procurarsi la droga che non esitava a spacciare lui stesso, anche ai ragazzini. Era un poco di buono. È stata legittima difesa, quindi? Sì. Diciamo che ha scelto la persona sbagliata da rapinare. Quindi è per questo che stai scappando? Io avevo già deciso di partire, di cambiare vita e di lasciare la mia città. Questo è stato un incentivo in più. Ma non è la polizia che ti insegue? No. È il fratello del rapinatore. Ha assoldato un gruppo di mercenari per darmi la caccia. Gente esperta. Vuole vendetta. Perché non chiami la polizia? Potrebbero aiutarti. Non posso. Anch'io in passato ho fatto delle cose terribili, cose di cui nessuno andrebbe fiero e che la polizia non può accettare. Chi sei? Sono Ero, un addetto allo sfratto delle case abusive. Nelle zone limitrofe di Napoli esistono stabili messi in cantiere per dare un tetto a tutte quelle famiglie che ne erano rimaste senza dopo il terremoto dell'80. Se non che, mentre erano ancora in costruzione, la Camorra si è impossessata dei cantieri e li ha usati per farci vivere boss e affiliati,
sfrattando le persone che avevano davvero bisogno di un tetto. E tu cosa c'entri in questa storia? Se gli abusivi minacciavano di non andarsene, ci pensavo io. Minacciavo. E poi li uccidevo. Erano uomini testardi per lo più quelli che si opponevano. Ma una volta fu una famiglia intera. Padre, madre e due bambini. Il mio compito era quello di uccidere il più piccolo, così da dare al capofamiglia un motivo valido per andarsene, la salvezza del figlio più grande. Andai lì, ero pronto, li avevo davanti. Il bambino iniziò a piangere. Io urlavo al padre di farlo smettere, perché altrimenti non riuscivo a fare quello che dovevo fare, ma lui non smetteva. Piangeva e così... non ce l'ho fatta. Questo ti fa onore. Vuol dire che anche tu hai risentito.